Buonasera. Trasmettiamo il messaggio del Presidente della Repubblica agli italiani per il nuovo anno. Italiane e italiani, miei connazionali, vi confesso che sono titubante a parlarvi perché non vorrei turbare la vostra festa in attesa del nuovo anno con note di tristezza, ma perdura in me l'angoscia e il dolore che provai a La Spezia. 34 bare, amici miei, 34 bare, lì sul pavimento della chiesa in quattro file. Il pianto delle madri di questi giovani ventenni, delle loro ragazze fidanzate. Io ho cercato di dare conforto a tutti, ma il mio dolore era profondo come il loro. 34 vite stroncate. Vi sono queste preoccupazioni, queste famiglie naturalmente passeranno un primo dell'anno tristissimo ed io sono con loro spiritualmente, mi credano. Condivido il loro dolore e la loro angoscia. Vi sono altre preoccupazioni poi che derivano dalla situazione internazionale. La situazione internazionale è preoccupante. Si sono troncate le relazioni, le discussioni a Ginevra. Si sono troncate anche ad Atene. A Ginevra le due superpotenze si sono lasciate e pare che ancora oggi non intendano incontrarsi. Tutto questo non può non suscitare preoccupazione in chi vigila sulla pace, in chi vuole che la pace sia veramente duri nel mondo. Si guardano in cagnesco e queste due superpotenze adesso vanno rinnovando, mi dicono gli scienziati che sono venuti a trovarmi, i loro ordigni di guerra perché ormai li considerano invecchiati, superati. Ne vanno costruendo altri più raffinati, altri che dovrebbero naturalmente essere più micidiali. Ed è, se perdonate ipotesi, l'ho già detto altre volte, ma conviene ripeterlo, questi ordigni fossero usati, sarebbe la fine dell'umanità. Io sono con loro che manifestano per la pace. È troppo facile dire che queste manifestazioni sono strumentalizzate. Sono giovani che scendono in piazza e vogliono difendere la pace, quindi vogliono difendere il loro avvenire. E c'è da tremare, non si può rimanere indifferente di fronte a quello che sta accadendo e che può accadere domani con una nuova guerra. Sarebbe l'ultima guerra, perché sarebbe la fine dell'umanità intera. E mentre si costruiscono miliardi, si spendono miliardi per costruire questi ordigni di morte, 40.000 bambini muoiono di fame ogni giorno. 40.000 bambini. Questa morte di innocenti pesa sulla coscienza di tutti gli uomini di Stato, quindi pesa anche sulla mia coscienza. Vi è stato anche l'incontro ad Atene. Io speravo che ad Atene
i capi di Stato raggiungessero un accordo per dar vita veramente all'unità europea, per fare dell'Europa una grande nazione che farebbe sentire col suo potenziale umano, tecnico, con la sua tradizione storica, farebbe sentire il suo peso fra le due superpotenze. Invece ad Atene si è impedita questa vera unità europea. Si vogliono escludere nazioni come la Spagna e il Portogallo. Sulla questione degli ortaggi, degli agrumi, del vino, in questo modo è un ragionare da mercanti, non è più un ragionare da uomini politici che hanno a cuore veramente le sorti dell'Europa e quindi del mondo intero. Io sono molto amico del re di Spagna che è nato qui e vissuto qui in Italia, un giovane coraggioso che ha saputo, che questo è il suo merito, ha saputo fare il trapasso da una dittatura durata 40 anni alla democrazia senza spargimento di sangue, che è riuscito a bloccare quel golpe che si era verificato, che si era messo in atto per abbattere la democrazia. Io lo conosco e mi onoro di essergli molto amico, ed egli è amareggiato perché la Spagna viene tenuta fuori dalla comunità europea. Come si può parlare quindi di unità dell'Europa quando si tengono fuori dall'Europa due nazioni come la Spagna e come il Portogallo? Quindi non possiamo non essere preoccupati. Preoccupati perché la pace, a mio avviso, ha i piedi d'argilla. I due colossi si guardano in canesco e non riescono a trovare un'intesa. Io dico, faccio un'affermazione che potrà sembrare assurda a qualche uomo politico, ma io ritengo che bisogna arrivare al disarmo totale e controllato. Gli scienziati, pieni di premi Nobel che mi sono venuti a trovare qui, mi hanno detto che io ho ragione, perché può essere controllato il disarmo. E se veramente i due blocchi, le due superpotenze, vogliono la pace, devono giungere a questa conclusione, disarmo totale controllato e miliardi che si sperperano per costruire ordigni di morte che, se usati, costituirebbero la fine dell'umanità, siano usati per sfamare chi nel mondo in questo momento sta morendo di fame. Io sono stato, amici miei, nel Libano, sono stato a trovare i nostri bravi ragazzi nel Libano, ho passato con loro quello che una volta era la festa nazionale, il 4 novembre, non so perché l'abbiano soppressa. E sono arrivato là, glielo ho detto scherzosamente, io non arrivo con capi di Stato Maggiore o altro, sono arrivato con 100 bottiglie di Lambrusco e con 100 panettoni. Bravi questi nostri soldati, bravissimi. Ecco, io mi sono chiesto, e chiedetevelo anche voi, amici miei, come mai il nostro contingente non è stato fatto bersaglio da parte di attacchi proditori come il contingente americano e il contingente francese? Lasciamo la parola a un osservatore straniero, a un giornalista del Washington Post. Voi sapete che il Washington Post è uno dei è un giornale americano molto diffuso e molto serio. Scrive sul suo giornale questo giornalista: il contingente militare italiano a Beirut si sta comportando molto bene, si fa amare dalla popolazione ed ha avuto il minor numero di vittime e di danni rispetto ad americani e francesi.
I fatti, continua sempre lo Washington Post. Cioè le statistiche sottolineano il livello del successo italiano in Libano, mentre il corpo dei marini conta finora oltre 240 morti e i francesi hanno perduto 76 uomini, in 14 mesi gli italiani hanno perduto un solo uomo. Questo malgrado il fatto che il loro contingente è il più numeroso di tutti. Secondo moltissimi osservatori, i motivi di questo contrasto sono da ricercare anzitutto nel fatto che, a differenza degli americani e dei francesi, gli italiani mantengono a Beirut una stretta imparzialità che offre loro la migliore protezione tra la popolazione libanese. Mentre gli americani sono isolati e asserragliati nelle loro posizioni intorno all'aeroporto di Beirut, gli italiani pattugliano i vasti sobborghi a meridione della città e controllano con estrema efficacia i campi di Sabra e Katila. Inoltre, hanno un ospedale da campo con 24 ore su 24 ore che cura gratuitamente anche i civili e distribuisce diverse tonnellate di farmaci ogni mese. Tra i contingenti americano, francese e italiano esistono anche differenze militari, continua sempre il Washington Post. Mentre i cannoni americani lo scorso anno hanno fatto piovere tonnellate di esplosivo sui ribelli trincerati sulle montagne e i jet francesi la settimana scorsa hanno scatenato la rappresaglia sugli sciiti, finora gli italiani sono rimasti al di sopra delle parti, continuando a difendere il loro ruolo di forza di pace. Uno dei punti a favore del contingente italiano è anche il loro ospedale da campo, aggiunge il quotidiano, a 75 posti letto e doveva servire solo ai militari, invece ogni mese cura più di 1000 cittadini del posto. Ecco la differenza tra noi e i francesi e gli inglesi. Io ne vado orgoglioso. Si brama sempre dire che le altre nazioni sono superiori alle nostre, lo dicono anche degli italiani, ma qui diamo prova di buonsenso i nostri soldati. Io li ho visitati questi soldati, bravi, generosi. Ricordo che si è stretto a me quello che viene considerato un po' la mascotte del contingente. È un giovane ragazzo palestinese che ha imparato benissimo l'italiano, gli mando il mio saluto paterno, e Mustafa, tanto caro ragazzo. E questi soldati, sotto la guida del bravissimo generale Angioni, cercano veramente di fare opera di pace in quella tormentata regione. Adesso sono partiti. Abbiamo avuto l'inizio della diaspora dei palestinesi. Una volta furono gli ebrei a conoscere la diaspora, vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente, dispersi per il mondo. Adesso sono invece i palestinesi. Ebbene, io affermo ancora una volta che i palestinesi hanno diritto sacrosanto a una patria e a una terra come l'hanno avuta gli ebrei, gli israeliti. E quindi portare la pace in quella zona. Sono stato anche in Giordania, Re Hussein mi ha parso e mi ha convinto di essere un uomo veramente saggio e vorrebbe la pace, anche lui si adopera in tutti i modi perché la pace in quella regione si verifichi. Dico questo perché sia il contrasto che vi è oggi, coperto dal silenzio, il contrasto tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, sia quanto avviene nel Libano, può sempre minacciare la pace nel mondo e può farci cadere quindi nella guerra nucleare. Io sono decisamente contrario a che il nostro contingente sia coinvolto nel Libano
in un contrasto, in una guerra, sia pure locale. Se il nostro contingente può svolgere opera di pace, rimanga nel Libano. Ma se nel Libano si creano condizioni tali da scatenare un conflitto, noi dobbiamo togliere il nostro contingente e lasciare a Beirut, lasciare soltanto l'ospedale da campo. Questo è il mio pensiero personale, che non vuole influire sul pensiero del governo. Io sono stato, ripeto, nel Libano e ho visto i contingenti, i cosi, i posti, i cimiteri di Katila e Sabra. È una cosa che angoscia vedere questo cimitero dove sono sepolti le vittime di quel massacro orrendo. Il responsabile di quel massacro orrendo è ancora al governo in Israele. È quasi vabaldanzoso di questo massacro fatto. È un responsabile cui dovrebbe essere dato il bando dalla società. È stato un massacro, mi hanno detto quelli del posto, tremendo. Quante vittime ha fatto. Vi è questa preoccupazione quindi della guerra nucleare, della guerra atomica. Fanno bene i giovani a preoccuparsene, d'altra parte hanno ragione, si preoccupano del loro avvenire. Noi siamo al tramonto della nostra esistenza. Loro hanno dinanzi a sé tutta una vita e hanno ragione di volere vivere in pace la loro esistenza, che non sia turbata dalla guerra, che sarebbe una guerra, ripeto, l'ultima guerra sarebbe, perché sarebbe la fine della umanità. Quindi io sono con questi giovani. Oh, vi sono altre preoccupazioni, non vi è dubbio, che sorgono dal mio animo anche in questo momento. Dobbiamo riconoscere ad esempio però che il terrorismo, il ricordo che ne parlai l'anno scorso quando vi rivolsi i miei auguri di un buon anno, dobbiamo riconoscere che il terrorismo oggi in Italia si può dire vinto. Abbiamo, mi dicono almeno i responsabili competenti, che vi sono 400 terroristi che parlano. Voi sapete che quando uno parla vuol dire che si dichiara sconfitto, si riconosce sconfitto. Vedete, questo torna ad onore del popolo italiano. Gli stranieri dovrebbero prenderne atto che sono sempre così severi nel giudicare il popolo italiano con tanta altezzosità. Il terrorismo è vero, è stato vinto per opera delle forze dell'ordine, carabinieri, agenti di pubblica sicurezza. Quante vittime vi sono state fra i carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza, magistrati che hanno lasciato la vita in questa lotta. Ma il terrorismo è stato soprattutto vinto dalla volontà del popolo italiano, cioè il popolo italiano ha fatto barriera contro il terrorismo. I dirigenti del terrorismo, che sono degli sciagurati, anche se dotati di una intelligenza criminale diabolica, speravano di far leva sul malcontento del popolo italiano, che è diffuso, questo malcontento per tante ragioni di carattere sociale ed economico, e di poter trascinare sulla loro strada diabolica, di poter trascinare gran parte del popolo italiano. Invece il popolo italiano ha fatto barriera contro il terrorismo, quindi merito anche, direi, e soprattutto del popolo italiano, che ha dimostrato questa forza, questa volontà di difendere la democrazia nel nostro paese.
che ci è costata tanto. Quanti sacrifici, quanta lotta abbiamo dovuto sostenere e anche quanti morti abbiamo lasciato sul nostro cammino per riconquistare la libertà perduta, per riconquistare la democrazia nel nostro paese. Ci sono altre. Vi è la disoccupazione che ci preoccupa. Parlo con i competenti che vengono qui a trovarmi, ho rapporti buoni con tutti, anche con coloro che sono miei avversari politici, che mi possono portare un contributo utile delle loro idee, delle loro opinioni. Ebbene, io sento che questi, che sono le preoccupazioni, sono fondate nell'animo degli italiani. Mentre io parlo, vi sono delle famiglie che sono intorno a una tavola nuda, disadorna. Sono le famiglie dei disoccupati, di coloro che non hanno lavoro. La disoccupazione è un male tremendo, amici miei. Io quando, per vivere onestamente sotto il fascismo, lasciata l'Italia, pur essendo figlio di un proprietario terriero, per vivere onestamente mi mise a fare l'operaio. Ebbene, ho conosciuto la disoccupazione ed è un male tremendo la disoccupazione. Bisogna che il governo si adoperi per trovare sorgenti di lavoro, per fare in modo che tutti gli italiani abbiano un posto di lavoro. Questo è quello che deve fare il governo, questo è quello che deve fare il Parlamento, il nostro Parlamento. Vi sono altri motivi di preoccupazione. Quello che si verifica per la mafia in Sicilia, la camorra nel napoletano, la 'ndrangheta, non so mai pronunciare bene questa parola, in Calabria. Però io qui voglio subito, mi permetto di fare questa osservazione. Il popolo siciliano non deve essere confuso con la mafia. Il popolo siciliano, che è un popolo forte, che io conosco, perché negli anni passati, quando ero propagandista del mio paese, ho girato in lungo e in largo la Sicilia. L'ho conosciuto nella Prima Guerra Mondiale, i giovani siciliani, il coraggio, la fierezza che hanno dimostrato in quella guerra. Il popolo siciliano è un popolo forte, generoso, intelligente. Il popolo siciliano è il figlio di almeno tre civiltà, la civiltà greca, la civiltà araba, la civiltà spagnola. È ricco di intelligenza questo popolo, quindi non deve essere confuso con questa minoranza che è la mafia. È un bubone che si è creato su un corpo sano. Ebbene, col bisturi, polizia, forze dell'ordine, governo, debbono sradicare questo bubone e gettarlo via, perché il popolo siciliano possa vivere in pace. Così si dica della 'ndrangheta in Calabria. Io ho girato in lungo e in largo la Calabria. Se vi è un popolo generoso, buono, pronto, desideroso di lavorare e di trarre dal suo lavoro il necessario per poter vivere dignitosamente, è il popolo calabrese. Così il popolo napoletano con la camorra. Anche qui la camorra è una minoranza di camorristi. Parlano troppo di quello che è in carcere, capo mafia, quello si sente un eroe, tutti i giornali ne parlano tutti i giorni ed è chiaro che entra il giornale in carcere e lui si sente un eroe, questo disgraziato, questo sciagurato. Ma anche la camorra non può essere confusa, il popolo napoletano non può essere confuso con la camorra. Io sono stato eletto nella prima legislatura, deputato di Napoli, poi ho lasciato il posto, ho optato per la mia Genova e ho lasciato il posto a un compagno di Napoli.
E io l'ho girato in Lurgo, lo conosco io bene il popolo napoletano. Un popolo buono, generoso, portato alla gioia. Gli basta a un giovane napoletano una pizza e un bicchiere di vino per cantare una canzone d'amore. Popolo che io amo profondamente. E non deve essere confuso, ripeto, con la mafia, che è un'eccezione, è una minoranza, è un male anche quello. In questo corpo sano. E curiamo questo male e cerchiamo di liberare anche il popolo napoletano dalla mafia. Ci sono tante altre cose che si presentano alla mia mente, ma non voglio io turbare questa vostra serata. Siete a tavola, attendete che sorga il nuovo anno per poterlo salutare con gioia. E quindi io questo posso dirvi, che io le mie speranze le ripongo tutte nella gioventù italiana. Io ho instaurato qui al Quirinale questo sistema, che tutte le mattine, scusi, il sabato, ricevo studenti di ogni parte d'Italia, ne ricevo circa 500-600 tutte le mattine, esclusi il sabato. Ne ho già ricevuti in questi anni di mia presidenza, che sta per terminare, per tranquillità mia, per fortuna mia. Ne ho già ricevuti in questi anni di mia presidenza 171.000 studenti, giovani studenti. Non faccio mai i loro discorsi quando vengono in grande salone che è nell'altro palazzo. Non faccio mai discorsi, perché i discorsi fanno venire la barba, ne sentono tanti ai giovani, quando si annoiano con questi discorsi. Invece io intreccio con loro un dialogo, una conversazione, cioè mi faccio tempestare di domande, mi sottopongo un loro interrogatorio, mi faccio porre delle questioni da questi giovani. I più arditi, quelli che immediatamente, senza nessuna soggezione, vengono avanti e mi fanno le prime domande, sono proprio i ragazzini di 9 e 10 anni. Bene, signori, amici miei che mi ascoltate, le domande che io mi sento fare, soprattutto da questi giovani, sono queste. Il nostro domani, l'avvenire, sarà turbato dalla guerra. Dopo che avremo studiato, avremo un'occupazione. E poi un'altra domanda mi fanno, gli anziani mi ascoltino. Dice: perché, Presidente, gli anziani si abbandonano a tanti scandali? Perché tanta corruzione? È un ammonimento che sorge dai giovani, un rimprovero che sorge dai giovani verso questa minoranza di anziani, che danno esempio di corruzione, di disonestà. Guai a chi dà scandalo ai giovani. Io li amo immensamente, questi giovani. Sono l'avvenire della patria, peraltro. Sono loro. Noi rappresentiamo il passato col nostro bene, se volete anche con i nostri errori, col nostro male. Ma questi giovani si affacciano adesso alla vita. Sono essi che hanno nelle loro mani l'avvenire della patria e del popolo italiano. 171.000 hanno ricevuto. Prima che termini, di salute sto bene, come vedete, quindi terminerò tranquillamente il mio mandato qui al Quirinale, ancora un anno e mezzo, e quindi arriveremo a 200.000 più studenti giovani di tutta l'Italia che io ho ricevuto e con i quali ho conversato. E credo nella nostra gioventù. È molto più sana di quello che pensano certi anziani che stanno con molto sossiego lontano dai giovani o che sono pronti a giudicarli, a dare giudizi del tutto superficiali. È vero, sono esuberanti. E perché non devono essere esuberanti? È la loro età essere esuberanti. Vorrei essere io esuberante, vorrei essere io avere la loro età,
la loro giovinezza, che è un bene prezioso, che io ho trascorso in carcere nella rinuncia, e poterla vivere in tutta la sua pienezza. Hanno diritto i giovani di vivere con tranquillità la loro giovinezza e di guardare con tranquillità al loro domani. Siamo noi anziani che dobbiamo fare in modo che questa loro speranza diventi una certezza. Lottare contro la guerra. Fanno bene i giovani a scendere in piazza e a volere la pace. Se tutti i popoli della terra, ripeto cose già dette altre volte, ma non mi interessa se già altri ha sentito quello che sto per dire, ma se tutti i popoli della terra, tutti i giovani della terra, potessero trovarsi uniti e potessero quindi coralmente esprimere il loro desiderio, la loro volontà, direbbero: noi vogliamo la pace e siamo contro la guerra, contro tutte le guerre e contro la dittatura. Vogliamo essere liberi, perfettamente. Noi vogliamo che i nostri giovani siano degli uomini liberi, in piedi, a fronte alta, padroni del loro destino e non dei servitori in ginocchio. Questo noi chiediamo. Nel mondo vi sono ancora troppe, l'ho detto al corpo diplomatico l'altro giorno, vi sono nel mondo ancora troppe dittature. Nel mondo, in molti paesi del mondo, ancora i diritti civili e umani sono soppressi. Eppure la Carta dell'ONU, quella, la Carta di San Francisco, contempla la difesa dei diritti civili ed umani. Ebbene, chi ha firmato quella carta, firmandola, ha promesso a se stessi, a se stesso, e ha garantito agli altri di difendere sempre i diritti civili ed umani. Orbene, se vi sono delle nazioni in cui i diritti civili ed umani sono conculcati, sono oppressi, sono annullati, non vi è che un provvedimento da prendere contro queste nazioni. Non valgono le proteste se le porta via il vento, non valgono le polemiche. Siano mandati via dalle società delle nazioni, sia dato loro il bando dalle società delle nazioni, siano indicate all'umanità come dei colpevoli. Sì, quando si saranno ravveduti e quando avranno dato ai loro popoli queste libertà, potranno rientrare nelle Nazioni Unite. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Io, vedete, forse sono stato un po', sono saltato da un ramo all'altro senza una certa ordine nel mio discorso, ma vi ho detto tutto quello che il mio animo mi ha suggerito di dirvi, italiani e italiane. Voi siete adesso a tavola, se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita. Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile che vale, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Bisogna che la libertà sia unita, la giustizia sociale, sono un binomio inscindibile. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma siate sempre tolleranti.
Sì, lottate con la passione con cui ho lottato io e lotto ancora oggi, nonostante gli anni, per le vostre idee e per questi principi. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese, ammonimento che io ho sempre tenuto presente alla mia mente e al mio animo. Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sin al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente. Ecco quello che io dico ai giovani, senza presunzione, quasi fossi un loro compagno di strada. Tanto mi sta a cuore la loro sorte. E io li esorto a difendere, andare avanti, a continuare per la loro strada, a cercare nella scuola tutte le condizioni necessarie ad ascoltare i loro docenti per adornare la loro mente di condizioni utili che serviranno a loro domani per svolgere un'attività nel nostro paese. E voi giovani siete la futura classe dirigente del nostro paese, dovete quindi prepararvi per assolvere degnamente questo nobilissimo compito. Ebbene, io finché vita sarà in me, starò al vostro fianco nelle vostre lotte. Giovani che mi ascoltate, lotterò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale. Buon anno a tutti voi, miei connazionali italiani e italiane. Perdonate se ho turbato la vostra vigilia di Capodanno.